Niente riposa, tutto si muove, tutto vibra. Il terzo principio ermetico ci riporta alla verità che in ogni cosa dell'universo c'è movimento, che nulla è in quiete permanente, ma che tutto si muove, tutto vibra, tutto circola. Alcuni antichi filosofi greci lo adottarono nelle proprie dottrine. Pantarei, tutto scorre. Ma poi fu per secoli dimenticato da pensatori che nulla avevano a che spartire con l'ermetismo. Nel XIX secolo, l'avvento della fisica ce lo fece riscoprire. Le ultime ricerche scientifiche ancora una volta hanno confermato la veridicità di questo grande principio ermetico. Quindi non solo tutto vibra costantemente, ma le differenze fra le diverse manifestazioni fenomeniche del potere esistenti nell'universo sono dovute al grado e al modo di vibrazione. Anche il tutto vibra, ma con tale rapidità ed intensità da sembrare a riposo. Si dice che a un'estremità della vibrazione risieda lo spirito. All'altra risiedano forme di materia grezza. Tra questi due estremi c'è una varietà infinita di modi e gradi di vibrazione. La scienza moderna ci insegna che ciò che noi chiamiamo materia o energia non è altro che un tipo di movimento vibratorio. Molti scienziati concordano ormai con il pensiero occultista, secondo cui anche fenomeni mentali non sono altro che diversi modi di vibrazione. La scienza ci insegna che la materia rende diversamente potenti le vibrazioni dovute alla temperatura o al calore. Un oggetto, sia esso caldo o freddo, ricordiamo che sono solo diversi gradi della stessa cosa, forma vibrazioni di calore, quindi è in movimento. Molti dei pianeti che ruotano intorno al Sole hanno anche un moto di rotazione su se stessi. Così i soli si muovono attorno a più grandi punti centrali, i quali a loro volta ruotano sui punti più grandi ancora e così via, all'infinito. Anche le molecole che compongono ogni specie di materia sono in eterno movimento vibratorio, le une intorno alle altre. Gli atomi formati da ioni, elettroni e neutroni sono sempre in rapidissimo movimento e vibrano. Puoi notare facilmente che pianeta o particella che sia, ogni forma della materia rispetta il grande principio ermetico. Quell'etere universale che è postulato dalla scienza pur senza averne compreso chiaramente la natura, è considerato dagli ermetici come una più alta manifestazione di quella che noi chiamiamo impropriamente sostanza eterea. È dotato di tenuità ed elasticità eccezionali e serve da mezzo di trasmissione delle onde di energia vibratoria, di calore, luce, elettricità, magnetismo, attraverso lo spazio che permea. Un grande anello di connessione tra materia e forza. Inoltre anche l'etere vibra, per quanto non possiamo né vederlo né sentirlo. Qui la scienza si ferma, ma l'ermetismo ci dice che aumentando le vibrazioni ulteriormente, nell'oggetto si avrebbe un'intensificazione ed un passaggio per i successivi stati di manifestazione fino al ricongiungimento con il tutto, con lo spirito assoluto. È noto che gli insegnamenti ermetici superino grandemente le cognizioni della scienza attuale, insegnandoci che tutto quello che è pensiero, dall'emozione alla ragione, dalla volontà al desiderio o qualsiasi altro stato mentale, non può essere dissociato dalle vibrazioni di cui una parte penetra nelle altrui menti. Questo è il processo per cui avvengono i fenomeni della telepatia, dell'influenza mentale e di ogni altra forma di controllo di una mente su un'altra. Peraltro, oggi sempre più conosciuti.
data l'enorme diffusione di tecniche specifiche. Poiché ogni stato mentale è accompagnato dal corrispondente grado di vibrazione, esso può essere riprodotto da una forte concentrazione di volontà, singola o di più persone, proprio come si può riprodurre un tono musicale con la vibrazione di uno strumento. Grazie al principio della vibrazione e alle sue applicazioni sui fenomeni mentali, si può sensibilizzare la propria mente fino al grado desiderato, raggiungendo l'esatto controllo sulle proprie sensazioni e sui propri stati mentali, come pure su quelli degli altri, inviando e riproducendo quelli desiderati in un'altra mente. Per concludere, possiamo riprodurre anche sul piano mentale quello che la scienza sa fare solo su quello fisico, ovvero vibrazioni all'infinito. Però è chiaro che per raggiungere tale potere sono necessarie opportune spiegazioni ed esercitazioni. La scienza che si occupa di tutto, cioè di tutto questo, è chiamata trasmutazione mentale ed è uno dei rami dell'ermetica. Soffermati un istante su quanto detto finora. Ti accorgerai che il principio della vibrazione sta alla base dei meravigliosi fenomeni del potere manifestato dai maestri e dagli adepti che sono apparentemente in grado di mettere da parte le leggi della natura, ma che in verità stanno semplicemente usando una legge contro un'altra, un principio contro un altro, e che raggiungono questi risultati cambiando le vibrazioni negli oggetti materiali o nelle forme di energia. È così che avvengono i cosiddetti miracoli. Come uno degli antichiatori ermetici giustamente affermò, colui che comprende il principio della vibrazione ha in mano lo scettro del potere.